A Mondavio ruba una borsa e fa shopping con il bancomat, donna denunciata dai carabinieri. Emergenza idrica, risposta alla sospensione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua nella provincia di Pesaro Urbino. Gas e luce dal mercato tutelato al libero mercato, incontro pubblico organizzato da Federconsumatori per spiegare le nuove regole e i diritti dei consumatori. In occasione della Fiera del Turismo a Rimini, l'assessore Etienne Lucarelli ha presentato Fano Città di Vitruvio. Serpenti e ragni tra gli animali più temuti, ma è così necessario averne paura? In provincia di Pesaro Urbino prende il via un progetto didattico gratuito rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. La scienza del mare aperta al pubblico a Fano per le giornate del FAI. Sabato e domenica visite guidate al Marine Center con i ricercatori. Urbino, capitale del benessere con Biosalus, un ritorno da record per il festival che ha richiamato 20.000 visitatori. Buonasera e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. La cronaca in apertura, i carabinieri della stazione di Mondavio con i colleghi di Terre Roveresche hanno denunciato in stato di libertà una donna per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. È accaduto il 26 settembre scorso ai danni di un'anziana donna del posto che ha subito il furto della borsa lasciata all'interno dell'autovettura in sosta nella quale erano custoditi i documenti, la carta bancomat e il telefono cellulare. In sede di denuncia la vittima ha anche dichiarato che nel frattempo l'autore del furto aveva utilizzato la sua carta bancomat per effettuare una serie di acquisti da circa 50 euro in svariati negozi della zona utilizzando la modalità contactless che non richiede l'immissione del codice PIN. I carabinieri che hanno subito sentito i testimoni e visionato le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza sono riusciti a identificare la donna autrice del furto. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 11 circa di questa mattina per un incendio in un sottobosco a Cagli, precisamente in località Smirra. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Cagli, Urbino e Pesaro insieme ai carabinieri forestali e alla protezione civile che hanno spento le fiamme e bonificato l'area coinvolta che è di circa 10.000 metri quadrati. Per utenze di gas e luce presto si passerà dal mercato tutelato al libero mercato. Federconsumatori ha organizzato un incontro pubblico per spiegare le nuove regole e i diritti dei consumatori. Dal mercato tutelato al libero, in questi giorni gli utenti del servizio di maggior tutela, residenti nei comuni della provincia di Pesaro Urbino, stanno ricevendo lettere da parte del proprio gestore che li invita a sottoscrivere l'offerta più conveniente sul libero mercato. Dopo 4 rinvii sembra che finalmente si arrivi alla scadenza del 31 dicembre 2023, data nella quale gli utenti dell'energia di gas e luce dovranno scegliere il gestore che opera nel mercato libero. Va detto che questa scadenza non interessa una parte della popolazione. I cosiddetti soggetti vulnerabili sono le persone ultra 75 anni, le persone disabili certificate ai sensi della legge 104, le persone che usufruiscono del bonus energia e le persone che a causa del sisma vivono in alloggi d'emergenza nei prefabbricati. Questi soggetti vulnerabili devono stare assolutamente tranquilli perché non devono fare nessuna opzione, continueranno a beneficiare dei servizi di luce e gas stando nel mercato tutelato. Per tutti gli altri si pone il problema di una scelta appunto del gestore nel mercato libero. Non è prevista l'interruzione del servizio in caso di mancata sottoscrizione di un nuovo contratto con un gestore del mercato libero. Non ci sarà nessuna interruzione per nessun utente del servizio di luce e gas. Questo lo voglio sottolineare perché ci giungono segnalazioni da parte di alcuni gestori, definiamoli spregiudicati, soprattutto
soprattutto coloro che fanno il porta a porta o usano la comunicazione telefonica, che creano una situazione di terrorismo psicologico, dicendo alle persone che se non scelgono il gestore nell'appunto mercato libero entro la fine dell'anno gli viene sospesa l'energia. Non è assolutamente vero, questi sono gli atteggiamenti un po' spregiudicati. Dopo abbiamo invece dei gestori, definiamoli seri, che hanno inviato le lettere in questi giorni dove offrono la loro proposta di nuova tariffa per il mercato libero. In caso di mancata sottoscrizione, l'utente da gennaio si ritroverà con un contratto applicato in automatico che sarà quasi certamente peggiorativo. Il contenuto delle lettere ricevute dagli utenti residenti nella provincia di Pesaro Urbino è complicato da decifrare. Per di più le offerte sono scritte con caratteri molto piccoli, corredate da sigle ai più ignote. Comprendere e scegliere non è affatto semplice. Sull'argomento ci sono diversi dubbi e per questo motivo avete organizzato un incontro pubblico. Noi l'incontro pubblico l'abbiamo organizzato, come dire, essendo la Federconsumatori, con l'intento di aiutare le persone a scegliere. Qui c'è una nota dolente da registrare. Il governo si era impegnato a promuovere una campagna informativa che sino ad oggi non è decollata. L'autorità dell'energia, ARERA, doveva concordare con tutte le associazioni dei consumatori delle iniziative appunto di comunicazione e di informazione. Di fronte a questa assenza noi ci siamo sentiti in obbligo, anche alla luce delle lettere che stanno arrivando, le comunicazioni che arrivano agli utenti, ci siamo sentiti in obbligo di promuovere un'iniziativa e in questa occasione cercheremo di trasmettere ai partecipanti alcuni elementi di conoscenza utili per poter scegliere in maniera cosciente quale è il gestore maggiormente rispondente alle loro esigenze andando sul mercato libero. La Regione Marche ha disposto da domani 13 ottobre la sospensione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua della provincia di Pesaro Urbino, eccetto i prelievi destinati all'uso idropotabile, all'abbeveraggio del bestiame e quelli effettuati dagli impianti idroelettrici. Si tratta di misure di carattere straordinario per garantire i fabbisogni per l'uso umano e la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua. Il provvedimento si è reso necessario dal perdurare delle anomale condizioni meteoclimatiche caratterizzate da alte temperature e assenze di precipitazioni che hanno determinato una significativa contrazione delle portate dei corsi d'acqua, rendendo critico l'approvvigionamento idrico. Maggiori informazioni le trovate anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Le ultime operazioni delle forze dell'ordine hanno portato ad un risultato positivo. Questo è frutto del percorso che abbiamo avviato da tempo. Lo afferma il sindaco di Fano, Massimo Seri, sottolineando l'efficacia degli ultimi interventi svolti dalle forze dell'ordine. Nell'ottica di mantenere alta l'attenzione, ha proseguito il sindaco, qualche settimana fa ho chiesto al prefetto due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo era proprio quello di rafforzare la prevenzione intervenendo su quelle situazioni più critiche che si stanno verificando. Le due operazioni che sono state condotte dimostrano la produttività di questo impegno comune. Senza fare proclami e con un atteggiamento concreto, ha concluso Seri, vogliamo continuare a monitorare lo scenario garantendo l'adeguata sicurezza. Cambiamo argomento, si è aperta ieri l'importante fiera TTG Travel Experience di Rimini e nello stand della Regione Marche l'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha presentato Fano, città di Vitruvio. A Rimini è iniziata la 60esima edizione della fiera TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo che richiama dall'11 al 13 ottobre operatori provenienti da tutto il mondo, ma anche key player delle principali aziende del comparto. Presenti alla cerimonia di apertura il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e il ministro del turismo Daniela Santanchè. Il 2023 è stato un anno buono per il turismo, non soltanto perché sono arrivati gli americani, perché abbiamo avuto
avuto un turismo più alto spendente e questo ha fatto sì che abbiamo un surplus nel bilancio sul turismo dei pagamenti di 2,3, che è molto importante, ma soprattutto perché c'è tanta voglia d'Italia nel mondo, tutti che facevano scenari catastrofici, invece vedrete che quando avremo anche i dati del secondo semestre, visto anche il tempo bello a settembre, ottobre, io credo che tutti insieme si è fatto un grande lavoro, soprattutto gli imprenditori, i lavoratori, perché lavorare nel settore del turismo è fatica. Un messaggio per l'apertura di questa fiera che è molto importante. Importantissima, che ci rende un po' più fieri di essere italiani, che è una delle fiere più importanti al mondo nel settore del turismo. Ho ringraziato tutti gli imprenditori, ringrazio tutte le regioni per il lavoro che fanno e dico agli italiani, siate un po' più orgogliosi di essere italiani, che è un grande aiuto per fare ancora meglio nel turismo, orgogliosi della propria appartenenza. La Regione Marche, con uno stand di 460 metri quadri, si è presentata in grande, predisposte oltre 60 postazioni per 7 comuni, inclusi i capoluoghi di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, capitale della cultura 2024. Spazio anche per 59 aziende marchigiane operanti nel settore del turismo. Questa è una fiera particolarmente importante perché comunque ci rivolgiamo a chi interessa a noi, quindi abbiamo tantissimi tour operator e come vedete sono presenti tutte quante le regioni. Noi abbiamo fatto la scelta di avere un grande stand, uno stand di forte impatto, che si veda, che abbia una posizione molto molto buona, e abbiamo inserito anche un'area talk perché per dare la possibilità a tutte le nostre istituzioni ma anche ai nostri tour operator, diciamo così, di poter presentare i loro progetti di promozione e di valorizzazione del territorio. Diversi talk interessanti nello stand della Regione Marche. Per l'occasione l'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha presentato Fano Città di Vitruvio. Legata alla visit card partirà il progetto Fano Città di Vitruvio, un progetto che prevede una serie di contenuti multimediali per conoscere tutte le bellezze della nostra città. 35 siti culturali all'aperto oppure musei al chiuso, dei quali ci sarà un contenuto multimediale che racconterà quel sito. Non sarà ovviamente soltanto il contenuto digitale, ma con la card ci sarà la possibilità di una guida abilitata che il sabato e la domenica sarà a disposizione per portare tutti i visitatori in visita alla città, la bellezza degli scavi appena ritrovati di quella che potrebbe essere la Basilica di Vitruvio, la bellezza degli scavi archeologici di Sant'Agostino, delle opere d'arte che sono racchiuse nella nostra città, la bellezza del barocco. Insomma, se tutto questo lo uniamo al turismo balneare, che oggi è quello che traina di più, e riusciamo a destagionalizzare, ecco, questa crediamo sia la chiave di volta per far crescere il turismo. Ecco perché oggi siamo qua, perché dobbiamo far conoscere a tutti i tour operator quelle che sono le nostre idee, quello che sono i nostri progetti, e così far crescere il turismo nella nostra città. Da lunedì 16 ottobre partono i lavori alla pista d'atletica Zengarini. Sarà interdetta tutta l'area, ma verrà consentito l'utilizzo della pista di atletica e del pistino laterale esclusivamente ai soggetti autorizzati. Nel prossimo mese partiranno i lavori al rettifilo interessando l'area laterale dove oggi veniva svolta la disciplina del tiro con l'arco. Quindi da lunedì prossimo al 31 dicembre 2024, solamente quando le ditte incaricate avranno esigenze di cantiere, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, sarà prevista la chiusura del tratto del circuito ciclistico Marconi che circonda l'impianto sportivo di atletica leggera Zengarini. Gli orari di possibile interdizione sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 14. Vengono fatte salve esigenze eccezionali di cantiere che possono determinare un ampliamento della fascia oraria indicata. Cambiamo argomento. In occasione delle giornate FAI d'autunno, Massimo Foghetti ha incontrato la presidente della delegazione fanese Anna Siccoli sul luogo dove quest'anno verranno organizzate le visite. Si tratta di una struttura molto conosciuta dai fanesi, ma che recentemente è stata adibita a una nuova funzione. Sentiamo. Anna Siccoli, responsabile del FAI di Fano. Siamo di fronte al laboratorio di biologia marina, Marine Center. Perché siamo qui? Siamo qui perché questa struttura così importante, così affascinante, entra proprio nella filosofia del FAI.
Il FAI si occupa di tutto quello che è naturale, che è tecnologico, che possa avanzare per le biodiversità, tutto ciò che riguarda la natura, il mare, il cielo e quant'altro, oltre naturalmente ai castelli, ai monumenti, ai paesaggi e tutto il resto che seguiamo. Quindi sarà questo l'oggetto delle visite, delle aperture, delle giornate del FAI d'autunno? Sì, questa è una scelta che ci riempie di orgoglio, perché su 700 aperture in tutta Italia il FAI ha citato tra le chicche questa apertura, per cui ci fa piacere essere citati in questo ambito. Che cosa potranno vedere, che cosa potranno ascoltare anche i cittadini che sabato e domenica visiteranno questo luogo? Il compito di illustrare questa struttura l'abbiamo lasciato ai docenti e che seguono quotidianamente questo lavoro, perché è talmente importante, talmente tecnologico quanto racchiude questa struttura, che ci sembrava più adatto dare a loro la possibilità di illustrarci, di farci appassionare, di integrarci. Modalità, tutto quello che serve per le visite, per far conoscere il pubblico. Per fare le visite, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30 sarà possibile accedere a questo luogo solo per gli iscritti. E chi si vuole iscrivere in loco naturalmente è possibile, e c'è una riduzione di qualsiasi tipo di quota di 10 euro proprio per invogliare all'iscrizione, perché noi viviamo sugli eventi che facciamo, sulle iscrizioni, sugli sponsor, per tenere in eccellenza i 73 beni che abbiamo sparsi per tutta l'Italia. A partire dal 15 ottobre fino al 26 novembre sono in programma 7 appuntamenti domenicali che porteranno alla scoperta dei 7 musei della rete museale della Via Flaminia in associazione a dei trekking mirati. Sentiamo di cosa si tratta nell'intervista realizzata all'assessore alla cultura del comune di Fano, Cora Fattori. La rete museale della Via Flaminia, partita nel mese di maggio con la nomina della nuova direttrice della rete, la dottoressa Vanessa Lani, sta operando e sta operando sempre di più con una serie di iniziative coordinate. Ecco che parte da ottobre un'iniziativa molto interessante di trekking tra i musei e i luoghi della cultura della rete della Via Flaminia. Iniziamo nell'ex chiesa del Gonfanone, Sala Mos, il 15 dicembre. Ai Colli al Metauro, poi ci sarà il Museo Archeologico Corsi a Cantiano il 22 di ottobre, il Museo Archeologico della Via Flaminia a Cagli il 29 di ottobre, la Chiesa Santa Maria delle Grazie Gallerie Romane a Fermignano il 5 di novembre, il Museo del Palazzo Malatestiano a Fano il 12 novembre, l'Antiquarium Pitinium Mergens ad Acqualagna il 19 novembre e infine il 26 novembre il Museo Archeologico Vernarecci a Fossombrone. Una serie di incontri, la possibilità di fare trekking, di ammirare il nostro bellissimo paesaggio e poi scoprire quelle che sono le ricchezze archeologiche che ci offre la Via Flaminia. Quindi non perdete questa grande occasione, una rete che si è costituita e si sta rafforzando a servizio dei tanti cittadini e anche dei turisti. Siamo qui adesso nel Museo della Via Flaminia, che è un po' il punto di partenza di questa rete, ma vi aspettiamo in tutte le tappe. E adesso parliamo di ragni e serpenti, animali che incutono timore in molte persone. Ma è così necessario averne paura? A questa domanda il biologo Cristian Gori darà una risposta direttamente agli alunni di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Pesaro Urbino. La fobia di ragni e serpenti è forse la paura più comune. Quali esemplari oggi ha portato nei nostri studi Cristian e qual è il progetto che sta portando avanti? Oggi ho due animali, ho un cervone, un serpente del posto, non di Fano, viene da zona Furlo, la zona in cui si può trovare, e poi c'è uno scorpione del posto, uno scorpione italiano, entrambi animali totalmente innocui.
sono animali che non piacciono a tutti. Qualcuno sì, ha la fortuna di essere molto apprezzato, altri invece un po' meno. Per esempio un serpente non è così apprezzato, un ragno ancora di meno. E allora l'obiettivo di questo progetto, che è in collaborazione con Azobè di Pesaro e Arachnofilia, Associazione Italiana di Arachnologia, è quello di cercare di far passare un po' questa fobia che c'è tra le persone, perché spesso è legata a una mancata conoscenza. Tante volte la paura parte dai genitori, che non conoscendo questi animali ne hanno paura e trasmettono questa paura ai loro figli, ai bambini. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di interrompere questa catena che continua a ripetersi tra le generazioni, far conoscere questi animali e far scoprire chi c'è presente in questo ambiente, a Fano specialmente. A chi è rivolto in particolare questo progetto? Il progetto è rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Al momento hanno aderito molte classi, siamo a circa 60 classi, ed è molto bello vedere come durante l'attività ci siano sempre bambini che siano un pochino impauriti da questa esperienza. Ma alla fine dell'ora, bene o male, quasi tutti, ci sarà sempre qualcuno che ha ancora una forte fobia, riusciamo sempre a coinvolgerli e a fare... Almeno magari la paura non sarà passata, ma ci sarà comunque un minimo di curiosità, un minimo di interesse, e l'avranno anche preso in mano i serpenti in molti casi. È ancora possibile aderire a questa iniziativa? È ancora possibile, mancano pochissimi posti. Magari se fossi in linea qualche genitore, qualche docente, mi può scrivere, anche se ormai siamo molto molto limitati, al mio numero, al 328-616-3202, e in cui ci mettiamo in contatto per sapere quando fare eventualmente un'attività. È tutto pronto per il secondo fine settimana dedicato alla 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado. Domenica alle ore 11 sul palco principale verrà premiato con il Tartufo d'Oro lo chef 7 stelle Michelin Bruno Barbieri. Di lui, oltre alla maestria ai fornelli, è nota anche un'altra grande passione, quella per le moto, e nessun giorno era più indicato per coniugare tartufo e motori se non quello del 45esimo Motoraduno Internazionale organizzato dal Motoclub Tonino Benelli. A partire da domani migliaia di centauri transiteranno per Sant'Angelo in Vado, pronti a gustarsi le strade d'Appennino, ma soprattutto i piatti al tartufo preparati da ristoranti e cantine. Se si parla del tartufo bianco pregiato, protagonista dell'evento, è bene ricordare anche i prezzi. Si parte da 1.500 euro per quelli di dimensioni più piccole, per arrivare a 2.500 per le pezzature più importanti. A Urbino invece il 7 e 8 ottobre è stata la capitale del benessere con la 14ª edizione di Biosalus. All'evento, tornato dopo 3 anni di assenza, hanno partecipato circa 20.000 visitatori. Allora vediamo il servizio curato da Esther Musco. La città ducale, culla del nuovo Rinascimento, ha accolto nelle giornate del 7 e 8 ottobre la 14ª edizione di Biosalus, il festival gratuito dedicato al biologico e al benessere olistico. Unico nel suo genere, il Biosalus è un evento culturale, artistico, commerciale e gastronomico che dalla sua prima edizione ha saputo integrare cultura e commercio, divulgazione popolare e approfondimento specialistico, rigore scientifico e innovazione. Grande soddisfazione ed entusiasmo per questa edizione 2023 dopo anni di stop a causa della pandemia. Siamo contentissimi perché abbiamo registrato tantissimo pubblico, entusiasmo, quindi anche degli operatori professionali, cioè degli espositori per capirci, che sono venuti numerosi da tutta Italia, hanno portato alimentazione biologica, cosmesi naturale, prodotti per il benessere, per la casa, l'animale, e quindi insomma un evento organizzato dall'Istituto di Medicina Naturale in collaborazione col Comune di Urbino, ad ingresso gratuito, un mix sapiente di cultura, commercio, intrattenimento, concerti jazz, spettacoli per bambini. Insomma, veramente una bellissima 14ª edizione. Dopo uno stop di 3 anni, siamo contentissimi perché siamo andati oltre le aspettative. Tra i vari eventi collaterali, questa è la novità assoluta del 2023, lo spazio outdoor, quindi oltre di 3.500 metri quadrati dedicati alle attività sportive all'aria aperta. Qui ringraziamo l'assessorato del Comune di Urbino, l'assessorato allo sport, che ha veramente coinvolto con tanto entusiasmo varie realtà sportive del territorio, ma poi ci sono stati innesti anche da altre città, per cui
veramente un format mixato, organizzato in armonia, con tante componenti, tanta professionalità e tanta passione. Sin dalla prima edizione il festival è stato attrattore di migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero. Abbiamo anche quest'anno dal Senegal, ad esempio, un espositore, e sono venuti negli anni scorsi anche dall'Austria. Sicuramente adesso noi chiamiamo BioSalus il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, e già è un progetto molto ambizioso che comunque abbiamo realizzato, perché veramente vengono espositori da tutta Italia, e poi questi innesti chiaramente incrementano ancora di più il prestigio della manifestazione. Ricordiamo che comunque facciamo una bella selezione per dare al pubblico delle proposte veramente di qualità. Non sono mancati momenti di integrazione multiculturali con filosofie e discipline orientali, da sempre fulcro portante di BioSalus. Pesaro 2024, omaggio al grande Luciano Pavarotti, e nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 88esimo compleanno, il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini annunciano una scultura dedicata al maestro, che verrà posizionata davanti ad uno dei luoghi simboli della capitale italiana della cultura, il Teatro Rossini. Pavarotti, nato il 12 ottobre 1935, era molto legato alla nostra città, che considerava la sua seconda casa, hanno spiegato. L'idea è quella di una statua di Pavarotti posizionata su una panchina che verrà installata in Piazzale Lazzarini, nella quale i pesaresi e i visitatori potranno sedersi e ammirare il teatro al fianco del maestro. La scorsa settimana sono stati effettuati sopralluoghi con l'assessore al fare Riccardo Pozzi per capirne la fattibilità, ed è stata incaricata dello studio un'importante bottega d'arte. Chiudiamo il TG con una foto che ci è arrivata dalle colleghe di Giuseppe Baldarelli, che dopo 36 anni di lavoro presso il Museo Civico del Comune di Fano va in pensione. L'augurio arriva direttamente dalla funzionaria Flavia Casillo e dalle dipendenti Paola, Fabiola e Roberta. Come annunciato nei giorni scorsi, vi ricordo che lunedì prossimo, 16 ottobre, riparte su Fano TV Primo Cittadino. L'ospite della prima puntata in diretta dalle ore 19 sarà il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Dopo di noi le previsioni del tempo, e a seguire uno speciale dedicato al Giro dei Tre Colli che si è svolto domenica scorsa nel comune di Colli al Metauro. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.